Matteo a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. E quindi, signore e signori, eccoci finalmente di ritorno. E già la schermata principale del gioco, ragazzi, mi ha accolto in una maniera diversa. Come potete vedere anche voi, la schermata è completamente cambiata, è diventata tutta nera. Quando appunto ci ricordiamo tutti benissimo, ragazzi, inizialmente la schermata era tutta bianca. Quindi da quando siamo appunto entrati nel Black Space, evidentemente, è cambiata anche la schermata del titolo. Una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, ragazzi, sono stati vari vostri commenti, per i quali io sempre vi ringrazio e vi ringrazio sempre per il supporto che dimostrate per questa serie. Mi ha incuriosito il fatto che diversi di voi appunto mi abbiano detto: peccato, perché se fossi entrata anche nelle altre porte avresti visto cose ancora più disturbanti. E questa cosa un pochettino, ragazzi, mi ha lasciato con l'amaro in bocca, perché ovviamente mi sarebbe piaciuto poterle visitare tutte, solo che, ragazzi, io nella foga del momento, non appena ho visto la porta illuminata di rosso, ovviamente istintivamente sono andata dritta lì, perché tra l'altro vi dirò sinceramente, pensavo che appunto non si potessero più visitare le altre porte, che quindi la cosa fosse finita lì. Quindi un po' la foga del momento, un po' il credere che non si potesse fare altro, mi ha portato ovviamente a non visitare le altre porte, e adesso mi mangio le mani, perché appunto, ragazzi, io poi sono una persona molto curiosa, quindi mi sarebbe piaciuto a questo punto delle cose vedere cosa ci fosse appunto all'interno delle altre porte. Però purtroppo, ragazzi, ormai non è possibile più fare niente, non è possibile più tornare indietro, perché ovviamente io tra l'altro ho salvato la partita all'ultimo picnic che abbiamo trovato, quindi non c'è più modo ovviamente per tornare indietro. Fatto sta che ora come ora sono molto in pensiero, perché non ho la minima idea di cosa aspettarmi d'ora in avanti, anche perché appunto alcuni di voi sono stati un po' criptici nei commenti e non lo so, ragazzi, c'ho 3000 cose che mi frullano in testa e sono un po' impaurita, perché comunque dobbiamo ancora appunto scoprire quale sia questa terribile verità che riguarda Basil, che riguarda la morte di Mari, che riguarda comunque Robin, alias Omori. Facciamoci coraggio, nonostante questo fantastico suono che stiamo ascoltando, e andiamo a continuare. Ci siamo, ragazzi, l'ultima volta appunto ci eravamo salutati qui, quindi non ci resta che continuare a salire queste scale, anche... oddio... ok, sì, li posso schiacciare, ma a quanto pare soffrono ovviamente se li schiaccio, quindi non me la sento di fare altro. Tra l'altro un'altra cosa, ragazzi, che mi ha fatto molto male, insomma, è stato scoprire che avrei potuto non uccidere il gattino la volta scorsa e ci sono rimasta veramente di merda. Comunque in ogni caso, ragazzi, andiamo. Ovviamente una riproduzione della chiesa, ci sono delle ombre sconnesse qua dentro. Plic ploc, plic ploc. E dicono tutti quanti ovviamente la stessa cosa, così sembrerebbe. Plic ploc, cosa ci sarà lì? Un bel respiro, ragazzi, perché è sempre un'incognita. Basil, sei tu? Quello dovrebbe essere tipo Basil? No, qua c'è la sua ombra. What the fuck? Robin, la verità è qui. La verità da cui sei fuggito per tutto questo tempo. Ma questa volta possiamo affrontarla insieme. Quindi è arrivato il momento, ragazzi, è arrivato il momento di scoprirla, questa terribile verità. Non si può più fuggire. Non deve più fuggire, perché è fuggito per troppo tempo, evidentemente. Robin,
perché è finita così? Oddio, lo sta inglobando sempre più. Robin. Basil. Mi dispiace. Puoi perdonarmi. Noi siamo amici. Oddio, ha finito di inghiottirlo. Vuoi salvare Basil? Oddio, posso addirittura scegliere. Chiedermi così se voglio salvarlo o meno, senza però sapere ancora cosa ha fatto, è una carognata non da poco, ragazzi. Fatemelo dire. Perché chiede se possiamo perdonarlo e quindi possiamo scegliere se salvarlo o no, senza però sapere cosa ha effettivamente fatto. Che bastardata è? Istintivamente, ovviamente, mi viene da dire sì. Proprio così distinto. Però chi mi dice che Basil non abbia fatto qualcosa di veramente crudele? Cioè un qualcosa che io potrei ritenere imperdonabile. Poi come potrei, cioè, stare sapendo di averlo salvato nonostante la cosa terribile che ha fatto? Io non so che fare, ragazzi. Non so che fare. Vabbè, ragazzi, allora, istintivamente dico di sì. Spero sinceramente di non pentirmene. Oddio, ci siamo addentrati anche noi nella melma nera. C'è qualcosa lì fuori, mi sta chiamando e sta chiamando anche te. Basil, andiamo insieme. Ok, ora ho paura. Andiamo. Me ne vado, non posso andarmene. Ormai è troppo tardi. Andiamo. Oddio. Fin dove l'ha trascinato? Seguiamo. Cos'è? Dito? Dito? È di Basil? Un altro dito? Oddio, un altro dito. Ma che ha fatto? L'ha fatto a pezzi. Che cazzo è? Un altro dito. Infatti ci sono sempre meno tracce. Certo, perché non gli saranno rimaste più dita. Oddio, mo ci stanno le melme. Questo cos'è? Non me lo fa analizzare. Le melme, vabbè, è inutile. Basil. Scusami tanto. Puoi perdonarmi. Noi siamo amici. Continua a tirare in ballo sta questione dell'amicizia. Ti prego, fa male. Digli di lasciarmi andare. Aspetta, cosa stai facendo? Digli di fermarsi. Ti prego, fermali. Aiutami. Che fa? Sta andando da solo, ragazzi, eh? Ma che cazzo significa?
Quindi vuoi salvare Basil un par de palle? Alla fine Robin ha deciso per conto suo di ammazzarlo. Perlomeno nei suoi sogni. Ma che minchia significa? Niente, allora, loro stanno ancora dormendo. Boh, io sono abbastanza interdetta e sconvolta, direi. Ma stavolta niente di brutto? Che strano, c'è sta pure la musichetta bella di sottofondo. Sono sconvolta, sì, perché non mi aspettavo esattamente una cosa del genere. E come sempre, cioè, sto gioco continua a stupirmi perché non. Cioè, non. Sai, i valzer sono sempre stati i miei preferiti. Ecco perché ho scelto questo brano per il nostro ultimo concerto. Ma tu hai sempre odiato tutto questo, vero? Il fatto che mi isolassi per esercitarmi al pianoforte. Esercitarsi così tanto, suonare lo stesso brano a ripetizione. Quando hai preso in mano il violino per la prima volta eri così ansioso di suonare con me. Ma esercitarsi con costanza non è semplice. Forse ho preteso troppo da te. Mi dispiace. Volevo solo che fosse perfetto. Alla fine non ci siamo potuti esibire insieme quell'ultima volta. Oh. Ti va di suonare insieme a me adesso? Cristo, Iro, Madonna Santa. Ah, io t'ho spaventato. Oh, mi hai spaventato, Robin. Scusami se sono entrato così. Giurerei di aver sentito della musica. Scommetto che Mari ti manca moltissimo. È stata dura anche per me. Penso ancora a lei tutti i giorni. Io non riesco a capire perché abbia scelto di lasciarci a quel modo. Ha scelto lei? What? Ma so che avrebbe voluto che continuassimo a essere felici, anche senza di lei. Faresti meglio a riposare un po'. Vai di sopra, ti raggiungerò subito. Ha scelto di lasciarci. Lei ha scelto? Ma che dici? Cioè, a sto punto delle cose continuo a non capire, cioè continuano a confondersi le idee. Dio santo. Beh, Kel se la dorme della grossa. Boh, rimettiamoci a dormire. Ma aspetta, non so se posso. Posso uscire? Posso uscire di casa nonostante sia notte fonda? No. Non posso, perché se non sbaglio qualcuno di voi mi aveva tipo consigliato di tornare o in chiesa o al cimitero, adesso non ricordo di preciso, ma comunque non ci è concesso adesso, quindi torniamo a dormire. Per quanto l'idea a sto punto mi spaventi, e ora ragazzi, manca un giorno. Adesso che siamo così vicini alla verità, mi chiedo cosa potremmo mai vedere nel mondo dei sogni. Ah, oddio, adesso ci. Ok. Siamo di nuovo nel mondo reale, quindi non ci hanno fatto sognare di nuovo, praticamente. Ok, la tenda è stata smontata, la tenda, il fortino, il messaggio che dice? Vediamo. Ciao Robin, sono mamma. Domani è il grande giorno, i traslocatori saranno lì a buon mattino. Ho dato loro le chiavi, non agitarti quando le vedi. Ricorda, devi finire di organizzare le tue cose entro oggi. Verrò a prenderti in auto di fronte all'ingresso. Esci quando ti senti pronto. Bene, per ora è tutto. Ti voglio tanto bene. Ciao tesoro. Ok.
ok, la lista delle cose da fare non è più qui. Buongiorno a te, Robin, il mattino ha l'ora in bocca. Ho notato la lista di faccende lasciata da tua madre, quindi le ho svolte tutte. Ehi, Iro, mamma mia. Spero che non ti dispiaccia. Ti ho anche preparato la colazione, vieni a mangiare finché è ancora tutto caldo. Kel è già la seconda porzione. Che gentile. Col grembiulino e tutto il resto. Che cibi. Cosa c'è? Lo specchio, niente di spaventoso. Vabbè, vedere qualcosa di spaventoso di giorno mi avrebbe preoccupato non poco, direi. Quindi andiamo in cucina. E Kel. Buongiorno, Robin. Farei meglio a iniziare a mangiare prima che finisca tutto io. Ho già mangiato quasi tutto il bacon. Un altro piatto di bacon in arrivo, bello caldo. Evviva, l'hai preparato per me. Grazie mille, fratello. E adesso chi è? Chi sarà mai? Vado io? Beh, di regola è casa mia, dovrei andare io. Però vabbè. Sei tu! Ma che cavolo, che ti è preso, Kel? Ma chi è? Aspetta però, pezzetto di bacon? No, non niente, non ce lo fanno mangiare. E questo chi cazzo è? Eh? Cosa sta succedendo? Dannazione, Kel, sono tutta sporca di uova adesso. Beh, scusa, ma sei l'ultima persona mi sarei aspettato di vedere. Si può sapere cosa ci fai qui? Oh, ci arrivo subito. Si tratta di Aubrey. Non risponde alla porta, nemmeno a quella sul retro. E ha ignorato i sassi che le ho tirato contro le finestre. Ieri era davvero scossa e sono sicura che sia tutta colpa vostra. Dimmi che cosa le avete fatto. Non abbiamo fatto nulla. Quella coi problemi è lei. Aspetta, Kel, se Aubrey sta così male, dovremmo fare il possibile per aiutarla. Che tenero, Iro. Stiamo parlando di Aubrey. Ci conosciamo da quando siamo bambini. Non eri lì quando ha spinto Basil nel lago. Te l'ho detto, è cambiata. Non dovremmo perdere tempo con una come lei. È vero che è cambiata, ma resta il fatto che tengo ancora a lei. E anche se non lo dimostra, sono certo che anche lei tenga ancora a me. Lei è fatta così. Non ne sarei così sicuro. È la nostra ultima occasione per riconciliarci prima che Robin vada via. Non posso lasciar finire così questa storia. Dovremmo almeno provare a parlarle. Beh, io e Robin possiamo accompagnarti, ma dovrei essere tu a parlarle. Sei quello a cui presta più ascolto. Grazie, Kel. Ehi, Kim, grazie per esserti rivolta a noi. Sei una buona amica. Eh? Ecco, certo, figurati. Perché non ci precedi? Ci vediamo da lei. Va bene, certo. A dopo. Tutta zozza di uova. Va bene, allora non ci resta che andare a casa di Aubrey. E là, Robin, grazie per averci lasciato dormire da te ieri notte e per aver trascorso questi ultimi giorni con me. Sei un vero amico. Dammi il 5! Sì, diamogli il 5, gliel'abbiamo sempre dato. Sono preoccupata a sto punto. Che sarà successo pure a Aubrey, ragazzi? Non è un buon segno, eh? Va bene, allora vediamo di dirigerci verso l'altro quartiere, che non mi ricordo se era più in basso, più in alto, più a sinistra, più a destra. Forse era di qua. Ok, è di qua infatti. Però io volevo prima andare a visitare. No, non posso. Non ci è concesso andare più in là. Va bene, allora. Salve, c'è nessuno? Ora che ci penso, siamo mai stati dentro casa di Aubrey? Credo di no, era sempre lei a venire a giocare da noi. Non ricordo di essere mai stato a casa sua. Chiedo scusa, Aubrey, c'è nessuno in casa? C'è nessuno? Oh, a quanto pare la porta è aperta, entriamo. Siamo sicuri di voler entrare così spensieratamente? Gesù. Oh Gesù. Questa è la mamma di Aubrey, ma è come se non ci fosse. What the fuck? Ma che cazzo? Oddio, regà. Che schifo. Ma come vive sta famiglia? Aubrey, finalmente.
Ehi, Aubrey, come ti senti? Cosa accidenti ci fate voi qui? Uscite subito dalla mia stanza! Scusaci per l'invasione, ti rubiamo solo un attimo. Dovevamo assicurarci che tu stessi bene. Sto benissimo. Mi hanno raccontato diverse cose, ma preferirei sentire la tua versione. Puoi dirmi cosa è successo ieri? Non è successo nulla. Hai spinto Basil nel lago? Lo sai che non è capace di nuotare? Non l'ho fatto apposta, volevo solo allontanarlo da me. Ha rischiato di annegare. Ti ho detto che è stato un incidente. Sentite, mi dispiace davvero, va bene? Siete voi quelli che si intromettono di continuo e mi guardano dall'alto in basso. Ehi, sei tu quella che tormenta Basil e ruba le sue cose? Smetti di parlare come se sapessi tutto. Ti ho detto e ripetuto che non ti riguarda. Ma mi riguarda e come? Tu e Basil e gli altri eravate i miei migliori amici. Su, direi che ho capito il problema. Questa è una delle solite liti tra Cal e Aubrey. Fate la pace, dai, come avete già fatto tante volte. Ehi, sono le foto scomparse di Mari. Sono tutto ciò che mi resta di lei. Non è una buona ragione per rubarle a Basil, lo sai. Queste foto appartengono a lui. Beh, ormai non ha più importanza. Queste foto ci sono ancora. Ma ho buttato il resto. Saranno finite chissà dove oramai. Non è vero, Aubrey. Robin le ha qui con sé. Cosa? Davvero? Com'è possibile? Avrei giurato di aver buttato l'album nell'immondizia. A meno che tu e Robin. Avete davvero rovistato nella mia immondizia per questo. È un po' disgustoso. Aubrey, rimettiamo le foto di Mari nell'album di foto. Tutte queste foto devono restare insieme. Io ho preso l'album. Forza, facciamolo tutti insieme. Allora, vediamo se. Ok, questa va qui, perfetto. Questa non va qui, questa non va qui. Ci posso mettere un'eternità. Ok, questa qui va qua, ragazzi. Ok, basta tenere selezionata la foto, comunque trovare la pagina corrispondente, ovviamente. Quest'altra va qui. Questo è il suo posto, ecco qua. Infatti va qui. Ok, questo è il suo posto. Questa qui. Questa qua. E che c'è, ragazzi? Sto cercando di un attimino di capire, ma ovviamente non è possibile capire senza sapere altro. Però il fatto che Hiro abbia detto che lei abbia deciso di lasciarci in quel modo mi ha lasciata parecchio interdetta. Perché, cioè, fa tipo intendere che abbia deciso lei di togliersi la vita. E quindi questo cambia un po' le cose. Perché io ero arrivata a pensare che Basil le avesse fatto qualcosa di brutto. Però, boh, cioè, è tutto un grosso punto interrogativo, ragazzi, eh. Continuiamo ad inserire le ultime quattro foto. Ok, questa va qui. Questa va qui e l'ultima va qui. Ci siamo, ragazzi. Vuoi guardare? Sì, riguardiamolo un attimino. Allora, adesso che è completo, è molto più tenero. Ragazzi, guardate che tenerezza. Che dolcezza, ragazzi. Ecco, adesso è tornato tutto al suo posto. Sembra che manchi ancora una foto, ma per fortuna le altre sono di nuovo insieme.
Bene, vi sentite molto meglio, no? Oh, ci siamo divertiti davvero tanto insieme, eh? Già, in effetti è vero. Mi dispiace, ragazzi. Mi sono comportata davvero male. Dai. Aubrey sta tornando in sé, mi sa. Ti chiedo scusa anche io, Aubrey. Nemmeno io mi sono comportato bene con te. Perfetto, scuse accettate. Ora possiamo essere di nuovo amici. Chi vuole un bel abbraccio? Dai, Hiro, non adesso, è imbarazzante. Non serve, ma grazie. E adesso dovremmo andare a vedere come sta Basil. Spero che oggi stia meglio. Aubrey, in base a quanto mi ha detto Cal, sicuramente sentirei di dovergli delle scuse. Sì, lo so. Grazie, Aubrey. È bello riaverti tra noi. È ora che tu esca di casa. S, va bene. Perfetto, ragazzi. Anche Aubrey è tornata a far parte dei nostri. E questa casa è veramente terrificante, ragazzi. Meglio andarsene. Aubrey, tutto bene? Ehi, Kim, sto bene. Grazie per aver portato tutti qui. Ehi, gente, Aubrey è qui! Ehi, Aubrey, ti senti meglio? Abbiamo tenuto una parte di toffee per te. Cosa ti è successo? Hai la faccia tutta rossa. Devo dare una lezione a qualcuno. Non preoccupatevi, ragazzi. Scusatemi se prima vi ho ignorato. Ma figurati, ci basta sapere che stai bene. Giusto, Charlie? Sì. Aubrey, Aubrey, andiamo insieme al parco. Voglio farti vedere le nuove mosse che ho inventato. Mi sono esercitato tutta la notte. Non vedo l'ora, ma facciamo più tardi. Devo prima occuparmi di alcune cose. Giocheremo insieme domani, te lo prometto. Oh, va bene. Allora alla prossima. Aubrey, non farci aspettare troppo, eh. Sai che non lo farò, Kim. Tornerò presto da voi. Ok. Ah, allora adesso, scusate, proviamo a fare un salto alla chiesa. Era di qua, se non sbaglio, no? Fatemi vedere se era qui che dovevo venire. Vediamo un attimo se c'è qua qualcosa di diverso. Questo chi è? C'è un artista intento esercitarsi con diligenza. In che senso? Esercitarsi in che? Comunque, vabbè. Proviamo ad andare qui e vediamo un attimino se c'è qualcosa di diverso, ragazzi. Questo risplendeva più intensamente quando lei era qui. Questa tomba ha bisogno di fiori. Vuoi lasciare dei fiori? Sì. Ovvio. Ehi, Mari. Sono ancora io. Robin, Kelly e Hiro sono con me, questa volta. Visiti spesso la tomba di Mari, Aubrey? Sì, ci provo almeno, ma certi giorni è più difficile. Anche voi la visitate ogni tanto, no? Qualche volta, ma forse avrei dovuto farlo più spesso. Ehi, Hiro, come ti senti? Sto bene. Sono felice che siamo venuti a trovarla tutti insieme. Ehi, Mari, perdonami se non sono venuto a trovarti prima. Sono stato egoista, temo. È passato così tanto tempo, ma mi manchi ancora più che mai. Mi dispiace non esserci stato per te. Mi dispiace, davvero tanto. Hiro, non devi essere così duro con te stesso. Sì, noi siamo qui per te se ne hai bisogno. Grazie, ragazzi, ma non preoccupatevi troppo per me, va bene? Ecco, Mari, sono per te, da parte di tutti noi. Che dolcezza. Dai, è stata una cosa molto carina comunque tornare qua tutti insieme. Ovviamente manca Basil, ma direi che è arrivato il momento di andare a trovarlo, ragazzi, e vedere cosa succede a questo punto delle cose. Sono veramente molto molto curiosa, perché comunque Basil l'ultima volta si era comportato in maniera molto strana, e quindi adesso è arrivato il momento di vedere cosa.
Ehi Polly, come sta Basil? Pensavamo di passare un po' di tempo con lui oggi. Oh, buongiorno. Purtroppo Basil non è a casa adesso. Si trova in ospedale. Che? Cosa? Che gli è successo? Oh, non fraintendetemi. Lasciate che vi spieghi. Basil è andato all'ospedale a trovare la nonna. Ieri sera è stata portata di corsa in terapia intensiva. Oh no, mi dispiace moltissimo. Sai quando tornerà qui? Non saprei dirvi, forse nel pomeriggio. Mi dispiace. Possiamo passare di nuovo più tardi? Siamo molto preoccupati per lui. Non c'è nessun problema, tornate quando volete. Penso che a Basil farebbe molto piacere avere amici a casa. Sono felice di sapere che Basil ha amici che tengono davvero a lui. Oh, non è nulla, gli amici devono esserci nel momento del bisogno, vero Aubrey? Sì, certo. Torneremo dopo allora. Ci vediamo, Polly. Va bene, a presto. Beh, ci tocca aspettare il suo ritorno. C'è qualcosa che volete fare nel mentre? Possiamo passare il tempo come preferite. Andiamo a casa di qualcuno allora. Oggi si muore di caldo. Giusto, potremmo andare un po' a casa nostra. Possiamo andare a vedere la casa sull'albero verso sera, quando fa più fresco. Oh, ottima idea, soprattutto ora che Aubrey è con noi. La vecchia casa sull'albero, eh? È passato così tanto tempo. Sì, anche noi non la vediamo da tanto. Volevamo farlo ieri, ma fuori era troppo buio. Tu che ne dici, Robin? Cosa preferisci? È il tuo ultimo giorno qui, dovresti decidere tu. Già, devi essere tu a decidere come passare l'ultima giornata a Fairway Town. Ti seguiamo, Robin. Ok, quindi bisogna semplicemente decidere cosa fare. E io direi ovviamente, ragazzi, di... Oh, il micino nero! Che fine ha fatto il micino nero? Comunque, ragazzi, allora, io direi... che per ora, per oggi, ci fermiamo qui, visto che ci è appena stata data la possibilità di salvare, ovviamente. E quindi, come sempre, ragazzi, io aspetto i vostri consigli qua sotto, nel senso, cosa mi consigliate di fare, appunto, la prossima volta? Quindi, andare direttamente a casa di Hiro e Kel, o ci sono altre piccole chicche che possono essere fatte prima di andare troppo oltre? Mi chiedo cosa succederà, ragazzi, quando vedremo di nuovo Basil. Sono molto molto curiosa. E come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.